Grazie Antonia. Oggi noi vogliamo ricordare Luciano Pellicani, sociologo italiano appena scomparso, tra i più noti del suo campo anche all'estero, personalità importante nell'evoluzione del dibattito intellettuale e politico del nostro paese, già direttore del mensile culturale di matrice socialista Mondo Operaio, che si contrapponeva idealmente al settimanale comunista Rinascita. Al centro delle sue riflessioni la crescita della democrazia e della libertà. Oggi ne parliamo con Sebastiano Maffettone, filosofo, e con Giovanni Orsina, storico, entrambi professori dell'Università LUISS di Roma, dove Luciano Pellicani ha insegnato a lungo. Buongiorno. 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 Maffettone, parto da lei. Le chiedo innanzitutto di aiutarci a ricordare perché il concetto di libertà, secondo Pellicani, è fondamentale nella storia, nel confronto anche duro che c'è stato tra sinistra marxista e sinistra socialista. Sì, fatemi dire prima chi era Luciano, che era un grande studioso, un intellettuale vero, di ampissimi orizzonti, professore straordinario. Questo lo voglio dire perché non tutti lo hanno conosciuto, per me era anche un caro amico e ha svolto anche un ruolo politico. In tutti questi ambiti lui ha cercato, sia scientificamente, sia umanamente, sia politicamente, di difendere una visione liberale e sociale e democratica. E bisogna cominciare sicuramente da libri come questi che stiamo vedendo sullo schermo. Io ne sottolineerei uno in particolare, Genesi del capitalismo e origini della modernità, perché qui Pellicani è al suo meglio. I suoi obiettivi critici sono niente di meno che Max Weber e Karl Marx, i più grandi sociologi teorici di tutti i tempi probabilmente, e Pellicani si mette al loro livello per contrastare le loro opinioni. E guarda caso, l'origine del capitalismo per Pellicani sta proprio nell'apertura di uno spazio di libertà che si apre al momento della crisi tra papato e impero. Due grandi poteri in conflitto, si apre uno spazio di libertà, in questo spazio di libertà nasce la società comunale e da qui il capitalismo. Come vedete è una tesi importante in cui la libertà gioca un ruolo centrale e che è molto diversa sia da quella di tipo religioso di Max Weber sia da quella di tipo economico anticapitalistico di Marx. I grandi temi di Pellicani, da questo punto di vista, erano sicuramente la sociologia teoretica, ma passiamo su un ambito molto più vasto. Ha potuto scrivere un libro sul jihad, gli aspetti religioso-rivoluzionari dell'islamismo, e uno sull'India, sul Rajasthan. Un suo grande autore era Ortega y Gasset, il grande pensatore spagnolo, e aveva questa capacità di coprire tutti questi campi, avendo sempre di mira. Naturalmente tutto questo non era apprezzato, uso volontariamente un understatement, dalla maggioranza della cultura italiana dalla fine degli anni 60 alla fine del secolo scorso, perché questa cultura era molto orientata al marxismo e al comunismo e questo non faceva piacere che Pellicani avesse una voce tanto autorevole, tanto scientificamente valida, tanto competente, da essere ma tanto diversa dalla loro. Certo. Il libro rivoluzionario di professione resta sì. Mi scusi, avevo una curiosità. Come si rapportava Pellicani, ad esempio, con i colleghi come lei? Ma Pellicani era un uomo, è una specie di, se mi consente l'ossimoro, di radicale moderato. Anch'io sono moderato, però Pellicani era molto molto moderato, nel senso che la sua visione liberale e socialdemocratica la portava fino all'estremo. Questo montava su un carattere duro. Molti dicono che chi ha carattere lo mostra anche con durezza. Pellicani era il caso, era un uomo brusco talvolta, ruvido, ma anche pieno di slanci e motivi simpatici. Io l'ho conosciuto in una maniera molto strana, se vogliamo dire così. Avevo 10 anni meno di lui all'incirca, e stiamo parlando di 40 anni fa a Napoli, e si aprì tra di noi una polemica sul giornale della città, Il Mattino. E Pellicani era già un uomo famoso a quel tempo e io ero un giovanotto di belle speranze. Tutto mi aspettavo, tranne che il giorno dopo mi telefonasse l'illustre professor Pellicani dicendomi semplicemente: ho letto, parliamo.
Questo mostra il carattere della persona. Poi parliamone, significò che parlò solo lui praticamente. Mi fece una lezione su cos'era la libertà, su che cos'era il capitalismo, su che cosa voleva Marx e perché tutti questi avevano torto e lui aveva ragione. Ma detto questo, l'idea che uno più giovane di te, che non è nessuno, mentre tu sei Insomma, un professore, no, lei ci ha raccontato di un carattere completamente molto, aperto. molto forte, un uomo pieno di Carattere forte, ma slanci. molto Volevo parlare aggressivo, anche questo con il ragazzo. professore Orsina, perché è stato allievo di Pellicani prima di diventarne poi collega. Allora chiedo a lei che tipo di insegnante è stato, qual è stato secondo lei il suo contributo più importante proprio come intellettuale politico. Ma diciamo, il profilo da insegnante di Luciano Pellicani corrispondeva al profilo di studioso, di intellettuale e anche di uomo che ne ha appena fatto Sebastiano Maffettone. Era un uomo di una cultura mostruosa, con delle letture vastissime che assolutamente andavano oltre il campo della sociologia che insegnava, è una cultura filosofica e storica veramente notevolissima. E tutto quanto questo nelle sue lezioni naturalmente emergeva molto chiaramente. Quindi erano lezioni ricchissime, piene di spunti, piene di aperture, mai dogmatiche, mai chiuse, sempre problematiche. Discuteva, faceva ovviamente, proponeva la sua interpretazione, però era anche appunto molto aperto e sapeva e capiva quanto la sua interpretazione poi fosse circondata da interpretazioni concorrenti che erano anch'esse degne di essere ascoltate. Leggeva i classici e ci faceva leggere i classici. A me ha fatto leggere Ortega y Gasset, come ha detto Maffettone, mi ha fatto leggere Schumpeter come suo allievo, mi ha fatto leggere Max Weber. Quindi grandi classici, totale multidisciplinarietà, transdisciplinarietà. Lui, tutti ci riempiamo la bocca di questo oggi, ma lui era veramente multidisciplinare. Multidisciplinare. Allora vogliamo sentire insieme il professor Pellicani che ad un convegno della Fondazione Einaudi di soli 2 anni fa ricorda proprio i suoi primi studi di sociologia. Sentiamo. Così scoprì a Parigi la sociologia, avevo 24 anni, e scoprì pure Proudhon. E mi colpì il fatto che Proudhon aveva visto d'occhio lungo su quello che riguarda il comunismo in quanto tale, e quello del comunismo di Marx in particolare, su due questioni fondamentali. La prima, se eliminiamo la proprietà privata e statizziamo tutti i mezzi di produzione, abbiamo lo Stato onnipotente. La seconda previsione che faceva Proudhon era che se si elimina il mercato, quindi il gioco della concorrenza, la razionalità economica viene uccisa. Allora, Orsina, battuta finale velocissima su quello che abbiamo appena sentito. Sì, questo è uno degli elementi fondamentali del contributo non soltanto intellettuale ma anche politico di Luciano Pellicani. Pellicani è stato l'uomo che ha dato gli strumenti alla sinistra italiana socialista dopo la crisi del marxismo, diciamo, l'esaurirsi della spinta propulsiva della rivoluzione d'ottobre, quindi parliamo della seconda Sì. metà degli anni 70, ha dato gli strumenti per ripensare una sinistra dopo Marx. Bene, grazie, grazie per i vostri ricordi, grazie mille. Diamo la linea all'informazione con Renews 24.